un alone solare indica che sta arrivando una tempesta di neve o di pioggia. È causato da nuvole fatte da trilioni di piccoli cristalli di ghiaccio che fluttuano a 6 km di altitudine. La luce solare attraversa i cristalli, rifrangendosi, come quando c'è un arcobaleno. Ora non tentare di guardare direttamente l'alone solare. Sarà allettante perché non è qualcosa che vedi tutti i giorni, inoltre è davvero bello, ma i raggi ultravioletti possono bruciare il tessuto esposto della retina e causarti gravi danni, quindi non ne vale la pena. Metti un paio di occhiali da sole e dovresti essere a posto. Questo fenomeno dura circa 40 minuti. Queste nuvole sono le stesse che a volte causano un anello spettrale intorno alla Luna. La natura preannuncia le catastrofi in modi diversi. Gli alberi a forma di J potrebbero indicare che è in arrivo una frana. Poiché il terreno si muove lentamente, gli alberi, crescendo, assumono questa forma. Cerca di trovare un'area pianeggiante ed evita di avvicinarti a questi alberi, a meno che tu non abbia una forza sovrumana. Stai facendo una passeggiata sulla spiaggia, sabbia, sole, neanche una nuvola in cielo. Poi vedi l'acqua indietreggiare, lontano dalla riva. Vedi frammenti di corallo, piccoli pesci e altri animali marini. È un buon momento per andarsene. Potrebbe esserci uno tsunami in arrivo. Uno tsunami si forma quando c'è un terremoto sott'acqua e può colpire la costa a 800 km all'ora. Succede principalmente nell'Oceano Pacifico, ma perché rischiare? Se sei al mare e c'è un punto dove l'acqua è più agitata, non ti avvicinare. Potrebbe esserci una corrente di risacca sotto la superficie, estremamente pericolosa. A volte le onde colpiscono la riva in modo strano, formando queste correnti. Potresti vedere uno strano spazio tra le onde o delle alghe che vanno in direzioni diverse. Se mai ti ritrovi intrappolato in una corrente di risacca, cerca di rimanere a galla e non sprecare energie nuotando controcorrente. Cerca di chiedere aiuto e di galleggiare parallelo alla spiaggia. Una volta uscito dalla corrente, nuota in diagonale verso la riva. Se ti ritrovi nell'oceano e vedi un gruppo di squali, ok, questo scenario non suona affatto bene, beh, la buona notizia è che non verranno necessariamente da te. La cattiva? Magari gli squali stanno scappando da un'enorme tempesta tropicale o da un uragano. Gli squali percepiscono questi fenomeni e quando la natura si infuria si raggruppano e nuotano in profondità, sotto la superficie, per stare al riparo. Ti consiglio di non seguirli. Buona fortuna! Un consiglio dall'antichità. Segui gli animali. Insetti, ratti e serpenti lasciano le tane un paio di giorni prima di devastanti terremoti. Gli scienziati non sanno spiegarsi come fanno a prevederli, ma sembra che gli animali possano percepirli, forse perché possono sentire le piccole onde d'urto iniziali che noi non riusciamo a notare. E se vedessi degli animali correre verso di te, ciò potrebbe significare che sei stato scelto come pasto principale, o significa che c'è un incendio. Gli anfibi, come rane, rospi e salamandre, cercano di rifugiarsi sottoterra, altri animali invece scappano via. Prima di iniziare a correre insieme a loro, cerca di vedere se c'è del fumo. Non vorrai stancarti per niente. Ma non solo gli animali, anche noi riconosciamo alcuni segnali di pericolo. Ad esempio, se noti che i tuoi peli d'improvviso si rizzano e che i tuoi gioielli vibrano, mettiti subito al riparo. Un fulmine potrebbe essere in procinto di colpire nelle vicinanze. Se sei fuori e non puoi nasconderti in casa, assicurati di non stare vicino a strutture alte, sdraiarti a terra, stare vicino all'acqua, cercare riparo sotto un albero isolato, stare in uno spazio aperto. E non andare in cima all'Empire State Building. Viene colpito dai fulmini centinaia di volte all'anno. Ti piace sciare? Beh, è bellissimo finché non vedi tutto bianco. Le valanghe possono spostarsi a una velocità di 130 km all'ora, quindi attento ad alcuni segnali. Senti un vuoto sotto i piedi quando cammini sulla neve? Ci sono delle crepe intorno? Vedi una valanga enorme? È ora di scappare! A volte una tempesta mescola la sua luce blu con la luce rossa del sole, ottenendo un verde impressionante. Goditelo a distanza di sicurezza, preferibilmente al chiuso. Di solito questa nube temporalesca indica che sta per arrivare della grandine, o peggio, un tornado. Trova riparo da qualche parte, come in un parcheggio sotterraneo o un seminterrato. Se sbagli, però, farai una figuraccia. Ok, i vulcani sono pericolosi e i laghi vicini? C'è qualcosa che non sia un pericolo?
I laghi che si trovano vicino a qualcosa che ribolle e che non si raffredda mai, cioè i vulcani, sono come delle lattine di bibita scosse a più non posso, che aspettano di scoppiare. Il magma nel sottosuolo spinge l'anidride carbonica sul fondo del lago e quel gas rimane lì, in attesa. Poi anche una cosa stupida, come la pioggia, può recargli disturbo e bam o boom. Insomma, hai capito. Immersioni, nuoto, snorkeling, il mare è fantastico ma anche imprevedibile. Quando due correnti si incontrano, possono creare delle onde squadrate. All'apparenza belle da vedere, possono essere davvero pericolose per nuotatori, surfisti e persino navi. Sotto la superficie, la corrente è pericolosamente forte. Sei sulla spiaggia, ogni bella storia inizia così, e all'improvviso, oh, una grotta! Ma non è bellissima? Ti viene voglia di esplorarla, ma no! Se c'è la luna piena, potresti non essere in grado di uscire da quella grotta. La luna piena influisce sulla marea e la rende più bassa del solito. Quella grotta potrebbe essere accessibile al momento, ma invece di vivere un'avventura emozionante potresti finirci intrappolato fino alla prossima luna piena. Portati da mangiare. Una nube a muro è una di quelle cose che quando le vedi sei sia emozionato che spaventato. Spaventato perché non sai cosa sia, emozionato perché, beh, quando ti ricapita. Qualunque cosa provi, inizia a correre. Durante un temporale, queste nubi a muro si trovano più in basso rispetto alle solite nuvole e possono essere lunghe fino a 8 km. E se iniziano a ruotare, beh, Dorothy è finita a Oz, chissà tu dove finiresti. È il 2009 e siamo in Italia. Un uomo è in cucina e vede delle luci tremolanti. Sa esattamente cosa fare. Porta la sua famiglia in un luogo sicuro. Un paio di secondi dopo, un forte terremoto colpisce l'intera regione. La sua famiglia è sopravvissuta grazie alla rapidità delle sue azioni. Sapeva che quelle luci erano in realtà un segno di un imminente terremoto. Le persone vedono queste luci misteriose da secoli e alcuni pensano che siano un segno dallo spazio. Gli scienziati non gli hanno mai dato peso, ma dopo l'invenzione della fotografia sono apparse sempre più prove di queste strane luci. Ben presto la connessione è stata evidente. Appaiono prima le luci e dopo un terremoto colpisce. Dopo aver fatto diverse ricerche, hanno trovato prove di queste luci, risalenti a centinaia di anni fa. Venivano descritte come fiamme bluastre che uscivano dal terreno prima di un terremoto. Oh, inquietante! Oh, l'oceano! Ma dai ancora! Va bene, questa è l'ultima. Se vedi l'oceano diventare bruno-rossastro, non ti avvicinare e non entrare in acqua. Questa marea rossa è causata da alghe tossiche e può verificarsi in tutto il mondo. Le alghe tossiche possono essere presenti anche nel mare di colore normale. Se vengono a contatto con la pelle, possono causare problemi di salute. Dovresti risciacquarti in acqua dolce il più velocemente possibile. Non c'entrano proprio nulla con i kelp shake di SpongeBob. L'anomalia del Mar Baltico. Nel 2011 un team di sommozzatori si tuffò nelle profondità del Mar Baltico a caccia di tesori. Ma quello che trovarono superò ogni loro aspettative. Il team scattò delle foto e le mostrò poi a varie persone, sostenendo di aver scoperto sotto al mare i resti di una nave spaziale o qualche antica civiltà. Gli esperti però ritennero più probabile che si trattasse di una formazione naturale. I metalli all'interno della struttura però non sembrano di origine naturale. Alcuni scienziati hanno quindi immaginato che l'origine dell'anomalia risalga all'ultima era glaciale. Forse un meteorite è rimasto intrappolato nel ghiaccio. I maelstrom sono vortici provocati da fortissime correnti sottomarine, o meglio dallo scontro tra due correnti opposte. Persino gli indomiti vichinghi avevano timore dei maelstrom, perché sono vortici talmente potenti da affondare anche le navi più grandi. Questi vortici sono in effetti molto pericolosi ancora oggi. Per fortuna le navi moderne sono troppo grandi e pesanti per cedere alla furia dei maelstrom. Anche una grande nave da crociera, però, passerebbe brutti momenti in un vortice simile, specialmente per le forti ondate da tutti e due i lati. Un maelstrom può essere così potente da diventare una specie di buco nero sottomarino.
Naturalmente i buchi neri esistono solo nello spazio profondo, ma qui sulla Terra i maelstrom oceanici funzionano in modo molto simile, in particolare perché i maelstrom vorticano come una massa compatta, tanto che nulla che viene risucchiato può più uscirne. Questi vortici possono avere anche 150 km di diametro, quindi è difficile anche accorgersi di essere finiti in un maelstrom, almeno all'inizio. Persino i marinai più esperti hanno difficoltà a individuarli in tempo. Ora qualcosa di più rilassante. La prossima volta che vai al mare, fa attenzione. Potresti ammirare un fenomeno ottico noto come raggio verde. Lo si vede di solito appena dopo il tramonto o prima dell'alba. Il sole deve essere quasi completamente oltre la linea dell'orizzonte, solo appena visibile. Per un secondo o due, l'ultimo raggio di sole apparirà verde all'orizzonte. Questo perché noi vediamo il sole attraverso lo schermo rappresentato dalla nostra atmosfera. Quando cala oltre l'orizzonte, la luce del sole si curva per l'effetto dell'atmosfera e si disperde. Il cielo deve essere sereno, senza nuvole lungo l'orizzonte per ammirare il fenomeno. Ti è mai capitato di fare una bella nuotata in mare per poi notare che l'acqua si è fatta rossa? Speriamo di no. Le maree rosse accadono di frequente in Florida, quando la concentrazione di una particolare specie di alga microscopica si fa più alta del normale. Quasi tutte le migliaia di specie di alghe marine e d'acqua dolce sono innocue per l'uomo e gli animali. Anzi, sono una vitale fonte di ossigeno per il pianeta. Ma alcune, come l'alga che produce le maree rosse, possono rivelarsi molto pericolose per animali come tartarughe, pesci e uccelli marini. L'alga può proliferare fuori misura e produce una tossina pericolosa anche per l'uomo, specie per chi ha disturbi respiratori. Queste persone devono tenersi lontane dalle maree rosse, specie quando il vento è forte e le alghe si avvicinano alla riva. I vulcani eruttano gas velenosi, cenere e lava bollente. Ce ne sono moltissimi attivi sulla terraferma e molto pericolosi. Ma i vulcani sottomarini sono pericolosi in tutt'altro modo. A volte si trovano in zone di acqua bassa e si rivelano all'improvviso, eruttando esplosioni di roccia e magma verso la superficie. I vulcani sottomarini sono circondati da, il mare, quindi si comportano molto diversamente da quelli sulla terraferma. Quando eruttano, l'acqua di mare si trasforma in acqua sulfurea. La lava può diffondersi su tutto il fondale, a volte anzi finisce in mare anche quando è eruttata da vulcani di terraferma. Ad ogni modo, a contatto con l'acqua, la lava si raffredda velocemente e si solidifica, oppure si sbriciola. Esiste un tipo di sabbia di origine vulcanica. Hai presente le famose spiagge di sabbia nera alle Hawaii? Sono appunto di origine vulcanica. La lava e le eruzioni di certo fanno paura, ma i vulcani sottomarini in mare aperto sono ancora più pericolosi, anche quando non sono tecnicamente attivi. Possono produrre sacche d'aria o di gas che riducono la densità dell'acqua circostante, un grosso pericolo per le navi. Il peggio è che da sopra la superficie dell'acqua non si nota nulla di strano o anomalo. Al tempo stesso, quelle bolle d'aria possono danneggiare il galleggiamento delle navi, presentandosi senza preavviso. Il fenomeno del mare incrociato è raro e spettacolare, ma anche pericoloso. Forma delle onde quadrate, più comuni lungo le zone costiere dove l'acqua è più bassa. Le si può ammirare ad esempio in Francia, sull'isola di Re, oppure su certe spiagge di Tel Aviv. Ma il mare incrociato può verificarsi dovunque intorno al mondo. Il fenomeno si origina dall'incontro tra due sistemi di onde che si muovono ad angoli obliqui, formando questo motivo quasi a scacchiere. Succede in situazioni di mare mosso, ma devono esserci due movimenti di onde in direzioni opposte, uno creato dal mare, l'altro dal vento. Il mare incrociato può essere pericoloso per bagnanti e piccole imbarcazioni. Le onde prodotte dalle forti correnti oceaniche possono essere repentine e molto alte, a volte anche più di 3 metri. Sono fenomeni chiamati muri bianchi. Sono onde così potenti da poter rovesciare anche grosse imbarcazioni. Se riempi un bicchiere con l'acqua di mare e la guardi al microscopio, vedrai un sacco di piccole particelle.
L'acqua di mare contiene grani di sale disciolti, grassi, alghe, proteine, detergenti e altra materia organica o artificiale. Agita un po' il bicchiere e vedrai formarsi delle bollicine. Ecco come si forma la spuma quando le onde e il vento agitano il mare. Quando la spuma è molto densa, la causa può essere una proliferazione di alghe. In questo caso, il fenomeno inizia in mare aperto e poi grandi quantità di materia si muovono verso la riva. La spuma di solito non è pericolosa per l'uomo, ma quando le alghe sono troppo numerose può provocare danni all'ambiente e alle persone. Ad esempio, quando la spuma contiene bolle di gas tossico, queste possono scoppiare e rilasciare il gas nell'aria, rischiando di irritare gli occhi o causare altri problemi. Il mascheretto è un fenomeno di risacca visibile negli estuari dei fiumi. Si tratta di una vera e propria onda di marea che si muove controcorrente e spinge indietro il fiume. Il mascheretto è un tipo di fenomeno che si genera da un improvviso cambio di profondità, in questo caso positivo, ovvero spingendo indietro il fiume, rendendo quest'ultimo più profondo. Al contrario, il mascheretto è negativo quando il fiume diventa poco profondo. Non sono fenomeni comuni da vedere. L'estuario deve essere stretto e l'acqua poco profonda. L'estuario poi deve trovarsi su un territorio ampio e pianeggiante e il dislivello tra alta e bassa marea non deve superare i 6 metri. Esistono naturalmente delle eccezioni, come il Rio delle Amazzoni, il fiume più grande del mondo. L'estuario non è certo stretto, eppure il mascheretto si forma anche qui. Questo perché l'acqua è comunque poco profonda e l'estuario è pieno di isolotti sabbiosi. Il fenomeno qui è così potente che il fiume non sfocia in un vero e proprio delta. I sedimenti finiscono direttamente nell'Oceano Atlantico, portati via dalle correnti. Il mascheretto è un fenomeno imprevedibile e può scatenarsi con forza. In molti casi può cambiare il colore del fiume da verde o blu a marrone. Può danneggiare la vegetazione e persino sradicare alberi, quindi è molto sconsigliabile fare kayak o altri sport d'acqua in queste zone. Anche solo ammirare il fronte d'onda del mascheretto può essere pericoloso. L'acqua può salire all'improvviso attorno a te e trascinarti via con sé nel fiume. Ti stai rilassando in spiaggia quando improvvisamente noti un enorme stormo di gabbiani. Sono presi da qualcosa vicino all'acqua. Ti viene voglia di andare a indagare su cosa sta succedendo? Ecco qualche consiglio. Siediti e stai lontano dall'acqua. Ho capito, pensi di essere abbastanza forte da sopportare qualche beccata. Ma non sono gli uccelli che mi preoccupano, ma ciò che è in agguato sotto l'acqua. I pesci sono un alimento base di molte diete in tutto il regno animale, sia sopra che sotto l'oceano. Tonni, calamari e polpi, così come mammiferi marini come le foche, predano tutti un'ampia varietà di piccoli pesci. Specie come il pesce azzurro e il branzino sono il loro pasto preferito. Sono anche i preferiti di un altro feroce predatore, motivo per cui non dovresti andare vicino a quegli uccelli. Se lo facessi, rischieresti di incontrare una creatura che può arrivare fino a 6 metri di lunghezza. È 3 volte più grande di un essere umano medio. E sto parlando del grande squalo bianco. Se ci sono dei pesci in giro, questo squalo arriverà fino in superficie per nutrirsi. Lo squalo bianco ha il morso più forte tra tutti gli animali. L'unica altra specie animale che ci si avvicina è il coccodrillo. E hanno anche un olfatto infallibile. Gli scienziati ritengono che il loro olfatto sia oltre 100 volte più forte di quello di un essere umano. E non usano le narici che si trovano sotto il loro muso per respirare. Serve solo per annusare. Fortunatamente noi non siamo il suo pasto preferito e solitamente non ci dà la caccia. I ricercatori affermano che le probabilità di essere attaccati da uno squalo sono solo 1 su 3,7 milioni. Quando si verificano degli incontri sfortunati tra squali e umani, di solito lo squalo ci scambia per una foca o per un branzino estremamente grande. Questo è il motivo per cui dovresti stare lontano da quegli uccelli e quei pesci e lasciare che facciano le loro cose. Invece, concentrati solo sulla tua abbronzatura e rilassati un po'. Quindi immagino che questo significhi che gli squali hanno una vista scarsa.
Beh, non proprio. In acque limpide vedono fino a 10 volte meglio di un essere umano che nuota nello stesso ambiente. La struttura del loro occhio è abbastanza simile a quella umana. È costituito da una cornea, il cristallino, la retina, l'iride e la pupilla. I loro occhi hanno due tipi di fotorecettori, bastoncelli e coni, proprio come gli esseri umani. In realtà non siamo molto sicuri di come si comportano i bastoncelli e i coni negli squali, ma delle ricerche hanno dimostrato che possiedono solo un tipo di cono. Quindi questo significa che molto probabilmente non vedono a colori come un essere umano. Questo potrebbe spiegare perché a volte possono confondere gli umani con altre creature. Ma ehi, quando sei intento a mangiare non ti serve così tanto la vista. Gli occhi dello squalo hanno anche il tapetum lucidum. È uno strato di cristalli specchiati situato dietro la retina. Questi cristalli consentono allo squalo di vedere bene in condizioni di luce estremamente scarsa e in acque torbide. I cristalli riflettono la luce che entra, il che dà ai bastoncelli all'interno della retina una seconda possibilità di rilevare la luce che potrebbero aver perso la prima volta. Curiosità, anche i gatti hanno il tapetum lucidum. Questo è il motivo per cui gli occhi del gatto brillano al buio quando ci punti una luce. Un altro segno rivelatore che gli squali potrebbero essere vicini è la presenza delle balene. Gli squali sono noti per inseguire queste creature per oltre 160 km. Seguono le balene in attesa che uno dei membri diventi vulnerabile. Dunque, hai imparato la lezione? Ora, se vedi degli uccelli vicino all'acqua, probabilmente non ci entrerai più. Ed è ovvio che è del tutto diverso quando vedi migliaia di uccelli che volano tutti insieme nel cielo. Questo è noto come stormo. Puoi vedere migliaia di uccelli che si uniscono nel cielo, si muovono all'unisono, si tuffano e volano tutti allo stesso ritmo. È come se stessero gareggiando in una sorta di evento di sincronizzazione alle Olimpiadi degli uccelli. Questo accade quando gli uccelli migrano. In alcuni luoghi avviene a settembre e in altre parti si arriva fino alla fine di novembre, con più uccelli che si uniscono alle esibizioni serali. Ma lo fanno per divertimento? Beh, non proprio. Raggrupparsi gli offre protezione dai predatori come i falchi. Può anche fare freddo quando sono così in alto. Quindi gli uccelli si riuniscono per tenersi al caldo e scambiare informazioni su potenziali siti di alimentazione. Dunque, in questo caso un enorme gruppo di uccelli non è un problema, ma se mai ne vedessi qualcuno volare verso di te mentre ti trovi in una zona boschiva, allora sarebbe meglio andartene. Uccelli e animali in generale fuggono dagli incendi. Alcuni animali come gli anfibi potrebbero invece rimanere dove sono. Invece di fuggire per salvarsi la vita, scavano sottoterra per mettersi in salvo. Ma quasi tutti gli altri animali faranno del loro meglio per scappare via. Oh, e cerca di fare del tuo meglio per schivare tutti quegli animali in fuga. Ma perché non torniamo dagli uccelli agli squali? Dunque, abbiamo visto che ci sono degli uccelli vicino alla superficie dell'oceano, allora probabilmente ci saranno anche degli squali. Ma cosa succede se non ci sono squali? Se ti capita di stare nell'oceano e notare alcuni squali che si dirigono nelle profondità dell'oceano, questo potrebbe essere un segno che si sta avvicinando un uragano o una tempesta tropicale. Gli squali possono percepire lo sbalzo di pressione che accompagna tempeste simili, quindi potrebbero cercare rifugio. Agli squali non importa degli umani, quindi non vedono le nostre spiagge sabbiose e le città come aree sicure. Sono creature abbastanza intelligenti e sanno che più si addentrano nelle profondità dell'oceano, più saranno al sicuro. Ma l'oceano non è sempre il posto migliore dove recarsi in caso di emergenza. Ad esempio, se mai vedessi delle creature marine che sono ferme sui banchi di sabbia, allora non entrare in acqua. Questo è un segno che l'acqua è potenzialmente tossica. È possibile che una marea rossa si stia accumulando vicino alla spiaggia. Le maree rosse si verificano in tutto il mondo, ma c'è una specie di alga particolare che le causa e proviene dal Golfo del Messico. Una marea rossa si verifica quando l'acqua è piena di alghe tossiche. Può rendere l'acqua rossastra o marroncina, ma a volte il colore dell'acqua non cambia. Se entri in acqua potresti avere problemi respiratori come tosse o prurito alla gola. Se questo dovesse accadere, sciacquati accuratamente la bocca con acqua fresca. A proposito di acqua, le rane sono famose per il loro gracidare, ma se senti che lo fanno più del solito, potrebbe essere un segno che sta per piovere. Una teoria dice che questo ha a che fare con l'accoppiamento. Prima si accoppiano e dopo depongono le uova in specchi d'acqua dolce. E se piove, le rane hanno più aree dove depositare le loro uova.
e quindi i maschi richiamano le femmine proprio prima della pioggia. Se senti questi forti ronzii, significa che le api sono più attive del solito e quindi potrebbe essere in arrivo una tempesta. Quando sentono che si sta avvicinando una tempesta, le api iniziano a lavorare più duramente e più velocemente per raccogliere più nettare possibile. E una volta che hanno finito, tornano all'alveare 10-15 minuti prima dell'arrivo della pioggia, anche quando non sembra affatto che debba piovere. Il loro segreto sono i peli supersensibili sulla loro schiena, che possono raccogliere l'elettricità statica dalle nuvole temporalesche.